Ad Antrosano, in una giornata di sole e ventosa, la Bacigalupo Vasto Marina vince trascinata da una D-Nin in grande spolvero, autrice di 4 marcature su 5. Si inizia subito con D-Nin che al secondo minuto, direttamente da calcio di punizione, disegna una traiettoria che supera Milanese contro vento e contro sole. Iacomini prova a mettersi il Pucetta sulle spalle, a trascinarlo, ma dopo aver superato il due avversari conclude troppo debolmente. Ci prova al sesto, dai 20 metri, su punizione, ma il tiro è centrale e Giacomini para agilmente. Il vento ha condizionato la gara, ma il Pucetta pecca di inesperienza ed è così che un minuto dopo la difesa pasticcia regala alla Bacigalupo Vasto Marina l'occasione del raddoppio, che Stivaletta non si lascia sfuggire, superando Milanese per la seconda volta. Superato il quarto d'ora, la Bacigalupo Vasto Marina ipoteca la vittoria con un gran lancio a cercare di Ninni, con quest'ultima a superare Milanese in uscita con un bellissimo pallonetto esterno. Ci prova Cipriani a scuotere il Pucetta, ma la conclusione al 17° è troppo debole per impensierire Giacomini. Al 27° di Ninni tira fuori il pennello da calcio di punizione, ma questa volta il suo arcobaleno finisce centralmente tra le braccia di Milanese. Al 30° di Francesco trova Moretta, ma il suo destro scheggia la traversa. Al 32° si rivede il Pucetta con Nuccetelli, che da posizione defilata scocca un bel destro che trova però soltanto l'esterno della rete. Ancora Pucetta 2 minuti dopo, ma la conclusione di Di Cesare dalla distanza scende troppo presto e la palla è preda di Giacomini. 1 minuto dopo, Di Ninni firma la tripletta, complice una dormita difensiva ed un numero di altascuola della numero 7 ospite, e la palla finisce ancora in fondo al sacco. Il Pucetta non si dà per vinto e Nuccetelli prima di sinistro sfiora il palo al 37° e poi al 39° su punizione non riesce ad inquadrare la porta di poco. Al 41° gli sforzi del Pucetta sono premiati e Di Pasquale dai 18 metri riesce a superare Giacomini direttamente da calcio di punizione. Primo storico gol del Pucetta nel campionato di eccellenza femminile. Nel secondo tempo il Pucetta si getta in avanti e Iacomini si libera al limite. Il suo tiro viene deviato da Nucciarone e sfiora la traversa. È il turno di Stivaletta che riceve un bel cross di Moretta, ma il piattone è deviato in corner da Milanese. Ancora Di Ninni che al 12° della ripresa si mette in proprio, dalla destra entra in area ma trova solo l'esterno della rete. Al 60° Valente, entrata da poco, di destro trova la ragnatela sotto al setter e riaccende le speranze per il Pucetta. Si rivede la Bacigalupo Vasto Marina con Notturno che pesca in area Moretta, ma la punta vastese spreca così. È la volta di Notturno che di destro impegna Milanese, che è brava ancora una volta a deviare in angolo. All'80° Di Ninni parte da metà campo palla al piede, semina avversarie e panico e va alla conclusione, ma non inquadra la porta. Nell'azione seguente le ospiti recuperano palla e Di Ninni, dai 18 metri, supera ancora una volta Milanese con un pallonetto splendido. Di Pasquale tenta la doppietta personale, ma il suo destro su punizione questa volta sfiora la traversa. Finisce qui. Spazio ora alle dichiarazioni di Mister Daddario per il Pucetta e Mister Mazzatenta per la Bacigalupo Vasto Marina. La partita termina con il risultato di 5-2. Mister, nel primo tempo forse un po' il clima, il vento, controsole, anche un po' mancanza di esperienza contro una Di Ninni fortissima, insomma la partita si è decisa lì. Eh sì, diciamo al sorteggio avevo avvisato le ragazze di scegliere, diciamo, questa parte di campo così, tant'è che è stato determinante perché loro, diciamo, hanno svolto la prima parte della partita con dei lanci lunghissimi e questi ci hanno penalizzato un po'. Diciamo che ci ha penalizzato il fatto di essere stati in svantaggio per 2 gol i primi 10 minuti. Ma nello stesso tempo le ragazze, insomma, hanno reagito contro delle ragazze molto esperte e diciamo che abbiamo ancora molta strada da fare. Mister, prima giornata e si parte con il botto. 5-2 qui ad Antrosano contro il Pucetta, una Di Ninni in forma strepitosa, il risultato è servito. Sì, può darsi che può servire a creare entusiasmo, la voglia ce l'hanno sempre le ragazze, si allenano con costanza. Oggi è stata una bella partita, leggermente condizionata dal vento. Chi giocava a favore è sempre stato un po' più favorito. Noi abbiamo fatto qualche gol in più il primo tempo, per cui sono soddisfatto. Una bella partita, le ragazze rispondono, le attaccanti sono in grande forma, per cui speriamo di continuare così, insomma, ecco.